La tesi da dimostrare è questa. La nostra intelligenza primaria, come un computer, crea, mediante concetti assegnati ai numeri, perfino l'infinito universo nella sua massa e nel suo tempo. La nostra intelligenza base, quella naturale, usa il ciclo 10 per concepire, grazie alla sua assolutezza, ogni cosa, anche il tempo, anche la massa, e ottiene in tal modo l'infinita presenza di un infinito universo infinitamente lanciato in un periodo decimo. Ciò accade nel più sacrosanto rispetto del terzo principio della legge dinamica, chiamato di azione e reazione, in base al quale se l'azione è data da 10 elevato a più 1, noi vediamo, secondo quanto è nell'azione uguale e contraria, data da 10 elevato a meno 1, ossia dal valore decimo. Vediamo in che modo ciò accade. L'assoluto deve essere uguale alla sua espressione in quanto sia in forma unitaria. Se consideriamo assoluto, ossia indeterminato, 10 rispetto a 0, possiamo rappresentare questo stesso 10 rispetto a 0 nella forma unitaria assunta dal 10, in 9 unità relative. Se noi moltiplichiamo entrambe le entità nei due membri dell'equazione per lo stesso riferimento allo 0, otteniamo che 10 è uguale alle sue 9 unità. Bene, se 10 è assoluto, possiamo paragonarlo a un volume che, quando si divide per 9, si divida per un'area 3x3, che sia trasversale e attraverso la quale passi un flusso ridotto al perenne decimo successivo. Questo decimo successivo è l'eterno quantitativo dato da 10 elevato a meno 1, che si presenta ripetutamente ad ogni tempo decimo e mostra l'assoluto 10 nel modo unitario 9 a 1, che lancia l'unità del ciclo nell'infinito decimo reattivo al 10 elevato a più 1, che rappresenta la massa tempo. Ciò dimostra che con questo processo 10 diviso 9 noi otteniamo l'eterno flusso unitario della massa decima nel tempo infinitamente decimo della cifra precedente. È il periodo 10 alla meno 1 infinito, e con ciò otteniamo l'universo infinito, infinito sia nel tempo 10 alla meno 1 sia nella massa 10 alla meno 1, quantità unilaterali di un universo avente un solo verso sui due nel tempo massa uguale 1. Ma chiaramente questo universo che noi otteniamo come l'universo reale, in cui si vede correre solo l'elettricità e spostarsi solo la materia, non mostra, perché si poggia sull'aspetto inverso, della antimateria e del magnetismo che si spostano nel verso uguale e contrario.
è indubitabile. 10 elevato a più 1 e 10 elevato a meno 1, ossia 10 e decimo, sono uguali e contrari. Pertanto, se 10 elevato a 1 è posto assoluto ed eterno, la sua percezione uguale ma contraria 10 alla meno 1 lo presenta nel presente, che è un presente relativo e momentaneo. È allora assolutamente dimostrato che l'universo è presentato nel presente dalla nostra mente, presente come relativo e momentaneo, presentato così da una mente che mente, e mente per quel peccato originale di un vedere maligno, non l'azione ma la reazione, e che vede per reazione al tutto in atto assoluto ed eterno, posto 10 il tutto e 10 alla meno 1 la sua infinita temporizzazione, non quella presenza eterna data dal ciclo 10, ma quell'infinito muoversi nell'infinito tempo decimo dato dall'infinita temporizzazione della potenza 10 alla meno 1. Una mente che non vi mente è la mia, che tiene conto del nostro modo di vedere sempre per azione uguale e contraria alla vera azione, che è spirituale, magnetica, antimateriale, ma è vista da noi nel modo elettrico e secondo una materia che si muove, proprio per come Gesù Cristo lo spiegò a Nicodemo, dicendo che due erano i versi dell'esistenza, uno poggiato sullo spirito e un altro che era dato dalla dinamica dell'acqua, e l'acqua, perfino l'attuale fisica, la pone al centro della configurazione dell'unità della massa, da un decimetro cubo di acqua. Ebbene, se nella Bibbia è scritto che fu il maligno a far rinunciare al tutto per avere una semplice mela, avere una parte sola del tutto, la voce che viene da me è quella opposta alla voce del maligno, è quella verità assoluta che vi smaschera come sia lo spirito alla base della nostra spirituale percezione di un infinito universo lanciato nel decimo eterno del tempo e della massa. È lo spirito il vero attore e si avvale dell'aspetto suo magnetico e antimateriale, ma porta alla visione uguale e contraria che non mostra il movimento del magnetismo ma dalla elettricità che è opposta al magnetismo, della massa materiale che è opposta alla massa antimateriale. Quindi considerate la mia voce, la voce di chi è opposto a questo maligno che vi inganna e che vi porta a dare fede all'attimo fuggente anziché a una storia completa, tutta esistente, tutta in atto, ma che solo noi osserviamo partendo dalla fine e arretrando al tempo presente, è collocato in mezzo, proprio in mezzo ai due estremi di un tutto in potenza
è un tutto in atto. La mia verità è la stessa verità di Gesù che ritorna. Vi dimostro come il Vangelo di Giovanni afferma questa verità. Leggiamo il Vangelo. Ora, fra i farisei c'era un tale chiamato Nicodemo, notabile dei giudei. Costui si recò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei venuto da parte di Dio come maestro. Nessuno, infatti, può fare i miracoli che fai tu se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo». Gli dice Nicodemo: «Come un uomo può nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Rispose Gesù: in verità ti dico, nessuno, se non nasce da acqua e spirito, può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti perché ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu senti la sua voce, ma non sai da qual parte venga e dove vada. Così è di ognuno che è nato dallo Spirito». Rispose Nicodemo: «Come può avvenire questo?» Rispose Gesù: «Tu sei il maestro di Israele e ignori queste cose. In verità ti dico». Notate, Gesù è per la terza volta che gli dice: «Sto dicendo la verità e non sto parlando più per parabole». In verità ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo veduto, e voi non ricevete la nostra testimonianza. Se non credete quando parlo di cose terrene, come crederete quando vi parlerò di cose celesti? Nessuno è salito al cielo, fuorché il figlio dell'uomo che dal cielo discese. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve essere innalzato il figlio dell'uomo, affinché ognuno che crede in lui abbia la vita eterna. A me qui interessa mettere in risalto le cose riferite al mondo, perché Gesù gli dice: tu sei il maestro di Israele e ignori queste cose del mondo e vuoi sapere quelle dell'altro mondo. Gesù si sta semplicemente rivolgendo all'intelligenza dell'uomo perché capisca che esistono due mondi dinamici uguali e contrari. E noi osserviamo una dinamica, quella dell'acqua, grazie alla dinamica uguale e contraria del lato spirituale, che è nelle linee evolutive retroattive del magnetismo e dell'antimateria, che sono rivolte dal futuro verso il passato, come afferma Gesù a Nicodemo: io di là sono sceso, dal futuro verso questo passato. Gesù sta andando a quel passato che rispetto a noi qui nel presente è ancora un futuro da venire, perché noi siamo prima nel tempo di Gesù, nella evoluzione dello spirito, che è una evoluzione nelle forme dell'antimateria e del magnetismo, che si muovono a rovescio nel tempo e partono dal tutto in atto
per ritornare a un tutto che sia tutto in potenza. Gesù scende da questa verità che sto annunciando io in questo presente per arretrare di 2000 anni e ritrovarsi in quel passato che rispetto a questo presente non è ancora giunto spiritualmente. Ma noi siamo invece giunti a questo presente da quel lontano passato, ma solo nelle forme inverse della materia e del moto elettrico. Per cui, spiritualmente parlando, io sono quell'anticristo che era atteso, perché vi sto dimostrando che lo spirito di questa verità che io vi sto affermando ora è precedente a quella che sarà tra 2000 anni incarnata nel Figlio Gesù Cristo. E come questa incarnazione di chi è primo ma si presenta per ultimo, la leggiamo ancora nel Vangelo. Però ci dobbiamo rifare addirittura al libro della Genesi, il libro 38, di una Genesi 38, di una verità che si è incarnata nell'anno 38, 1938, in cui si è incarnato questo personaggio che vi sta raccontando ora questa verità, e che nei confronti della verità del Figlio Gesù vi sta apparendo come una verità paterna, perché il padre precede il figlio, però si presenta dopo il figlio. Ecco, vi leggo adesso il brano del capitolo 38 di Genesi. Il capitolo 38 di Genesi racconta del momento particolare in cui il quarto figlio di Israele, Giuda, è costretto da sua nuora a sostituirsi al figlio morto, Er, per dare un erede al figlio morto. Esce una coppia di gemelli. Vi leggo la Bibbia. Quando essa, sta parlando di Tamar, la nuora di questo figlio morto che viene sostituito da suo padre, nell'immagine di San Giuseppe che è stato sostituito dallo Spirito Santo, immagine che si ripresenta qua, al punto 27. Quando essa fu giunta al momento di partorire, ecco, aveva nel grembo due gemelli. Durante il parto, uno di loro mise fuori una mano e l'ostetrica prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano dicendo: questi è uscito per primo. Notatelo, da R e dal sesso O viene fuori la mano ad indicare un romano. Genesi 38, io mi chiamo Romano, questa verità che vi sto dicendo io è detta da un romano nato nel 38, che ha avuto la sua genesi nel 38. Ebbene, questi è chi è nato per primo. Ma quando questi ritirò la mano nel grembo di Tamar, uscì, ecco, suo fratello. Allora essa disse: come ti sei aperto una breccia? E fu chiamato Perez, perché infatti non aveva nessuna mano cerchiata con il laccio scarlatto. Poi uscì il fratello, che aveva il filo scarlatto attorno alla mano, e fu chiamato Zerak. Quindi, chi era per primo? Il figlio di R, uscito da O con la sua mano, in Genesi 38, era chi era per primo, però viene sostituito dall'altro, dal secondo, che da secondo invece nasce per primo e diventa l'antenato di Gesù Cristo. Certamente, se avete seguito
i primi due punti, nei quali io vi dimostro che l'immagine reale del mondo deriva dall'attività del nostro spirito, arriviamo a una conclusione che a dir poco sembra paradossale. Sembra che la mia persona sia il segno di una verità di tipo paterna rispetto a quella di Gesù, che si presenta in me prima di Cristo, anti Cristo, perché si presenta nelle forme di un annuncio spirituale che precede di 2000 anni l'annuncio spirituale fatto da Gesù. In presenza però, da quel tempo a questo, di una crescita nella dinamica materiale e nella dinamica elettrica, che impiega 2000 anni per ritornare da quel punto di passato a questo punto di presente. Di fatto, noi siamo in qualcosa che sembra sul punto di farsi, ma che in effetti appartiene ad un farsi che non esiste, perché la verità assoluta è che esiste già tutto un disegno, già tutto fatto, perché il fatto non c'entra nella realtà. Da una parte esiste tutto in potenza e dall'altra parte esiste tutto in atto differenziato tra i due opposti di un 10 e di un 10 alla meno 1. Il mondo reale appartiene al secondo membro dell'equazione data da 1 uguale 10 decimi. E noi abbiamo, attraverso i decimi, la percezione momentanea nel tempo. Ma è solo una percezione momentanea perché noi stiamo andando all'interno del disegno, retrocedendo in modo immaginario, portandoci volta per volta nel punto occupato nel presente, per poi assistere all'inversione data dalla progressione inversa ottenuta nel inverso modo della dinamica elettrica e materiale, che è inversa a quella veramente in atto. Non stupiamoci, perché nulla dipende dalla nostra capacità. Noi non siamo in grado di fare nulla. Noi siamo l'immagine assolutamente impotente, però dell'essenza assoluta e divina di un Dio Padre che si è calato nella croce reale di ogni figlio per fare di quella croce non un argomento di sofferenza, ma una assoluta sublimazione di quella croce verso tutto ciò che la supera per sempre e all'infinito. Insomma, l'essere totale si cala in ogni essere concreto, reale, come persona, per vincere la sua assoluta battaglia a partire da una condizione momentanea e relativa verso una che sia tutta all'opposto, assoluta ed eterna. Una vittoria della persona ottenuta non da quella persona, ma attraverso la sua entrata in comunione con tutta la vita di tutte le persone, di tutto il prossimo come noi stessi, che possiamo concepire in unità con noi, ma solo se, come la religione suggerisce, amiamo tutti e perfino il nemico. Se noi oggi prendiamo le distanze dal nemico e creiamo una barriera, tanto da volerci confrontare solo con chi ci piace e da escludere come paria, come intoccabili,
personaggi giudicati terribili, cattivi, malvagi, noi escludiamo dalla vita, la vita di questi personaggi e tutto il bene che è compreso in questa vita, perché c'è in ogni personaggio, buono o cattivo, esistono condizioni di bene. Noi vi rinunciamo, perché mai e poi mai ameremo di avere a che spartire qualcosa con questi personaggi. Per cui succede che quando la stessa Chiesa, nella sua dottrina sociale, fa prendere le distanze dall'abbracciare la croce e incita i soggetti a far forza comune, perché ciascuno riceva in modo giusto il suo, e porta ad escludere in questa lotta gli avversari, a prendere le distanze dagli avversari, in una lotta reale, esclusiva, che esclude, che mette delle barriere tra noi e gli altri, come quanto fa il Papa quando si mette sulla Papa mobile e impedisce a un altro di ucciderlo. Questa è una terribile violenza, se è condivisa dallo Spirito, come desiderio fattivo, che però non dipende da noi nell'evoluzione delle cose, perché tutto è già fatto. Noi possiamo fare qualcosa solo se prima è disfatto e poi lo facciamo. Non siamo liberi. Di conseguenza io vi sto parlando di me stesso come di un burattino, non di un personaggio capace di qualcosa per conto suo. Per cui quando io vi dico la verità che esce da me è la verità di Dio Padre, è perché si è incarnata in un personaggio che accetta di essere assolutamente zero nella sua capacità fattiva di personaggio. Lo è solo e fin tanto che afferma la verità autentica del Padre, che non porta ad escludere nessuno, che porta ad amare tutti, che porta a offrire l'altra guancia a chi ti vuole colpire, a fare 2 miglia di strada con chi ti chiede di farne solo una, a dare perfino il mantello a chi ti chiede solo la tunica, a spogliarti se un altro vuole spogliarti. Ma questa verità di Gesù Cristo è assai difficile da essere capita da chi considera questo mondo il mondo vero e non il mondo uguale e contrario alla verità. La verità è Dio che disfa tutto, il bene e il male che è contenuto idealmente in un modo immaginario nell'esistenza, riporta ogni condizione a quella di un puro principio essenziale in cui tutto esiste in potenza e, liberando a questo punto ogni spirito dalla sua croce iniziale, lo rende un figlio che ha ereditato Dio, ha ereditato tutto il disegno di Dio e lo vive finalmente avendo quella risposta, perché si giunge a bussare in un modo voluto. Ecco, il libero arbitrio dell'uomo è di volere, ma sarà una volontà che non attueremo in questa fase del mondo, che è una fase assolutamente delimitata. L'attueremo dopo, quando potremo scegliere tra tutto l'essere con chi volerci immedesimare e con chi no. E allora saremo noi a rendere il nostro possibile paradiso più o meno vasto, però congruo, esattamente congruo, alla vittoria relativa, che è relativa alla croce che Dio ha voluto assumere in ciascuno di noi. Di conseguenza non si deve fare fatica a capire che la verità che esce da me è la verità di Dio e che io sono solo un microfono, una voce, ed è la stessa voce di Gesù, perché affermo esattamente le stesse cose affermate da Gesù, rendendole comprensibili.